Esercizio Amaldi, nuova edizione, numero 8, pagina 212. Si chiede di calcolare il momento angolare della Terra sia nel modo di rotazione che nel modo di rivoluzione intorno al Sole, e poi il momento angolare totale della Terra. I risultati sono questo valore per il momento angolare di rotazione e quest'altro per la rivoluzione. Questa è la Terra che ruota intorno al proprio asse e la Terra che ruota intorno al Sole. Quando ruota intorno al Sole si può considerare come un punto materiale perché la distanza fra il Sole e la Terra è enorme rispetto alle dimensioni sia del Sole che della Terra. Quindi rispetto a quell'enorme distanza Sole e Terra sono due punti, senza dimensioni. Invece quando consideriamo la rotazione intorno all'asse non possiamo considerarla puntiforme, la Terra, ma va considerata come una sfera rotante, intorno all'asse passante per un diametro. Cominciamo dalla rotazione, il momento angolare si calcola, momento di inerzia per velocità angolare e il momento di inerzia di una sfera rotante intorno al diametro, a un diametro, è 2 quinti per la massa della Terra per il raggio della Terra al quadrato. Raggio della Terra 6,38, il libro diceva 6,37 per 10 alla 6 metri, cioè praticamente quasi 6.400 km. La velocità angolare invece la calcoliamo con la solita formula 2π greco su t. Infatti è l'angolo giro, vuol dire che la Terra compie un giro, compie un angolo descrive un angolo di 2π greco radianti in un periodo che vale 24 ore, 24 per 3600 secondi. Invece il momento angolare nel modo di rivoluzione si calcola con la stessa formula, ma cambia il momento di inerzia, che è il mr alla seconda, perché la Terra è un punto materiale che gira a una distanza pari a R2, la distanza Terra-Sole. Quindi momento di inerzia mr2 al quadrato, dove la distanza Terra-Sole è molto più grande del raggio della Terra. Infatti prima dicevamo che ci sono 4 o 5 ordini di grandezza tra il raggio della Terra e la distanza Terra-Sole. E poi dobbiamo moltiplicare per la velocità angolare, che calcoliamo ancora 2π greco diviso il periodo, ma il periodo stavolta è molto più grande, perché è un periodo di 365 giorni. Quindi 365 per 24 per 3600 secondi. Sostituendo tutti questi valori troviamo i due risultati dati dal libro. Quando andiamo a calcolare il momento angolare totale della Terra, non possiamo semplicemente sommare questi due risultati, perché i due momenti angolari non sono allineati. Infatti il momento angolare durante il modo di rivoluzione è rivolto verso l'alto lungo la direzione dell'asse di rotazione. Invece il momento angolare relativo al moto di rotazione intorno all'asse è un vettore rivolto lungo l'asse di rotazione, quindi l'asse di rotazione è inclinato di 23 gradi circa rispetto all'asse di rivoluzione. Quindi non possiamo sommare numericamente i due vettori, i due valori numerici, dobbiamo sommare vettorialmente questi due vettori che formano tra loro un angolo di 23 gradi circa. Perciò dobbiamo sommare vettorialmente questo momento angolare che va verso l'alto con quest'altro momento angolare obliquo.